diverse tra loro, quindi c'è chi ha usato versi molto lunghi, chi versi molto brevi, il fatto di scrivere in rima piuttosto in rima baciata o alternata come nel mio caso, o appunto non in rima, dà la possibilità di esprimersi veramente in modi diversi, di portare fuori la propria sensibilità, cosa che magari risulta più difficile in un racconto. E quindi secondo me è molto interessante, è uno strumento appunto che viene utilizzato sempre di più ed è un bene perché comunque è anche importante mettere su carta, insomma, su parole i propri sentimenti, aiuta anche a comprenderli meglio, secondo me, il fatto di poterli esprimere. Ecco, allora proviamo a leggere questa poesia breve, però molto interessante perché racconta una piccola storia in qualche modo, lo fa attraverso la rima e ci dà tante immagini che sicuramente catturano l'attenzione. La poesia si intitola Il chiosco. C'era vicino alle due querce, non lontano dall'ampia piazza, un chiosco di piccola stazza che vendeva una strana merce. D'antica fattura appariva, verde, aggredito dal tempo, come una carcassa alla deriva, arenata per il maltempo. Fuori posto, estraneo al luogo, eppure bene incastonato, quasi avvolto dal baglior fioco di un mistero non svelato. Degli effetti curiosi aveva su color che vi entravano, la giornata gli trasformava, all'uscita sorridevano. Cosa dovevano lì comprare, si chiedevano i bambini, per poter poi beneficiare di quegli effetti divini? Poi uno prese la decisione di rispondere al quesito, andò avanti con convinzione per uscirne sbalordito. Solo giornali erano venduti. Nessun prodotto speciale, ma il buongiorno dell'edicolante tutto sapeva migliorare. Ecco, questa è la poesia appunto che si chiude con il bene più importante venduto assolutamente gratuitamente all'edicola, e cioè il sorriso. Perché, Giulia, secondo te questa è la cifra dell'edicola, il sorriso, il buongiorno? Perché è il primo rapporto umano che comunque si ha al mattino e che ci prepara magari a una giornata che non sarà particolarmente divertente perché comunque si va al lavoro, eccetera, però è un modo proprio per cominciare con allegria, con gentilezza la mattinata e quindi per affrontare, insomma, al meglio la giornata. Bene Giulia, allora io ti faccio tanti 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 auguri Grazie. per le tue poesie, quindi abbiamo stabilito poco fa che la poesia avrà un futuro e speriamo che in questo futuro tu ti possa ricavare una tua nicchia, visto che hai così tanta passione e così tante cose da dire. Grazie ancora Giulia. A Grazie. Grazie mille. presto.